Ridatemi la mia cazzo di squadra. No, ma no, no, se oggi, no, oggi non vedrete incazzature. Perché no, non ce la faccio e non si meritano neanche la mia incazzatura, questo merda. No, non se la meritano neanche. Uno scherzo, è uno scherzo questa classe. Cioè, è uno scherzo. No, vabbè, no, non parliamo di classifica, adesso la vedo Bologna pareggiata, vabbè. Allora. Si è capito che noi in Europa non ci siamo proprio arrivare quest'anno. Cioè, noi vogliamo arrivare non in classifica, cioè questo è? Ah, vabbè, ma bravissimi! Tanto chi se ne frega, no? Tanto vinciamo l'Europa League, no? Voi siete convinti di vincere l'Europa League? Un'altra volta. Certo. No, ma non mi incazzerò, ragazzi, non mi incazzerò. No, non voglio farlo, perché non meritano un cazzo, non meritano. Allora, chi se ne deve andare? Grazie, sono io il pazzo, ma per me voi siete dei coglioni che lo volete via. Mourinho deve restare, chiaro? Perché è l'ultimo che c'ha questa la responsabilità su di lui. È l'ultimo che c'ha responsabilità. Sapete perché? Perché lui non ha giocatori. La colpa è dei giocatori, della società che non li compra. La società compra giocatori di merda, quindi è colpa della società che vi dovete andare tutti a fanculo, pure voi sparite. Ci siete arrivati a farmelo dire a me che io sono una persona che tollera qualsiasi cosa. Però il cuore che mi sanguina per questa squadra, quindi avete rotto il cazzo. I giocatori! Però attenzione, alcuni. Soprattutto Nicola Zaleski, che... Allora, tu te ne devi andare, perché se continui così ti incazzo. Tu da Roma, tu eri un giocatore che mi piacevi tantissimo. Da quando c'è stata Roma-Fiorentina sei diventato un giocatore che non sa più fare un cazzo, fa falli, cioè in realtà li ha fatti solo alla Fiorentina. Non è che sei falloso effettivamente, però non sei più, non lo so, ti vedo, sei un'altra persona. Christensen, te ne devi andare a fare in culo, perché cazzo non so quale cazzo di lingua, che cazzo di paese provieni. Vai a fare la coppa del tuo paese, provieni dall'Uzbekistan, vai a fare la coppa dell'Uzbekistan. Ma ti prego, vai via, non ti voglio vedere, non servi a niente. Abbiamo gli esterni più scarsi della Serie A, e non sto scherzando. Prendete quelli della Serenitana, non so manco chi sono. Voglio quelli, mi bastano, sono meglio di Christensen e di Karstorp, che oggi manco ha giocato, perché se giocava veramente oggi perdevamo 7-1, non 3-1. Poi, chi cazzo altro si deve andare? Spinazzola, allora, te voglio bene, l'anno scorso gli è piaciuto tantissimo, quest'anno si vede che non sei più lo stesso, sei vecchio, te ne vuoi andare, quindi vattene, ma adesso te devi andare. Adesso aspetta prima di vattene, perché non ti puoi vedere in campo, non sai crossare, crossi 873 metri fuori, oppure non crossi proprio, cioè io non ho parole. E poi, chi altro si deve andare? L'avevo scritto su un post su Instagram, Christensen, Karstorp, sei lì. Allora, oggi giochi pure bene, però non sei costante, Cristo Dio. Poi pure te fai degli errori di merda che ti proprio... Che in queste partite qui ti viene proprio voglia di struccarti la faccia, perché non serve a niente, anche se giochi bene, perché poi fa ste cazzate. Non so manco chi... Non mi ricordo manco chi ha causato sti tre gol di merda. Il primo, ma oggi... Non so perché ha giocato Svilar... E non ripatricio, ero contento, ma mi spiace su Svilar, sul primo gol c'è responsabilità, ragazzi. Per me si poteva allungare un po' di più, stavolta ha sbagliato pure lui. Poi, guarda Paredes, ha detto pure che si deve andare, perché ultimamente sta facendo cagare, ci ha segnato pure il rigore, giusto per giustificarsi, no? Ma te ne affanculo, ci ha segnato il rigore, ci ha segnato. Beh, contro Magnan a San Siro, ho detto, vabbè, non sbaglia, per forza, invece l'ha fatto bene. Bene, vuoi un più, bravo, un applauso Paredes? No, non lo so. E niente. Allora, primo gol così, cioè. Ma poi, ma dove cazzo deve? Cioè, il Milan sembra il Real Madrid, mi dribblava come cazzo voleva. Cioè, come l'Inter, ma ne abbiamo presi tre, ragazzi, sembrava. Anche se siamo stati molto più attivi, io ho fatto certi tiri, Pellegrini un tiro clamoroso. Basta! Non lo posso più vedere! Magnan! Non può essere un portiere così nella Serie A! Perché la Serie A è troppo scarsa per portiere di questo livello! Magnan è uno dei portieri più forti che abbia visto! Sto cominciando ad essere invidioso, sto rosicando per quel cazzo di Magnan di merda! Perché è troppo forte, para qualsiasi cosa, nell'area piccola la palla è sua, punto! Se fa un cross la dice, cioè, basta, non lo posso vedere al Milan, deve stare in un'altra squadra! E ancora che mi sta
sulle palle, mi fa rosicare e mi fa incazzare come una bestia. È quel pelato di merda che c'hanno, Stefano Pioli, cioè, che non sa fare niente, sbaglia pure i cambi, dicono. Vabbè, non so del Milan, però diciamo, mi sembra di aver sentito che sbaglia cambi da molte persone. Che c'ha una squadra talmente forte che lui a manco serve che sia un allenatore decente, perché la squadra è troppo forte, cioè non serve proprio a un cazzo. Quindi lui sta via lo stipendio senza fare niente e non lo cacciano, però meglio, perché almeno fa schifo e qualche volta il Milan perde. Ci ho spiegato, sì? Vabbè. Poi, se il secondo gol, mi ricordo manco cosa cazzo è stato. Ah sì, Giroud. Cioè, veramente stavano dove cazzo volevano. Cioè, ti hanno preso a sberle come l'Inter. E io non ho parlato. E il terzo, vabbè, magia loro. Cioè, Teo Hernandez, Giroud, ma certo, certo. Ah, il primo. Che ovviamente dice che la rosa della Roma è sufficiente da battere il Milan. Lo bando dal mio canale, non si deve fare più. Cioè, e se lo vedo in giro, mi ricordo, lo segno e dico, ricercatelo, cioè vi do 100 euro. Tutti quelli che cazzo ho nella mia paghetta. No, ok, allora. È stato un mese che... Cioè, io sono talmente incazzato per questo calendario che non avete idea. Voi non potete farci 5 big match di fila. Voi non potete farci Bologna, Napoli, Juventus, Atalanta e Milan insieme. Poi c'è la Coppa Italia con la Lazio. No, non può esistere una cosa del genere, ma per qualsiasi squadra non è rispettoso. Ma anche se fosse comunque, vabbè, 5 big match, quanti cazzo punti abbiamo fatto? Allora, Bologna 0, Napoli 3, Juventus 0, Atalanta 1, Milan 0. E ho fatto 4 punti in 5. 4 punti in 5 giornate per dei big match. Che effettivamente per la Roma ci può anche stare. Porca Dio! Però. No, basta. Non so più che dire. Mi ha chiamato pure mio padre. Si è tagliato il video. Ho perso il discorso. Vaffanculo, ciao.